Prepariamoci per la bella stagione, dai. Comunque, diciamo una cosa, sacrosanta: anche d'inverno si può cucinare all'aperto. Assolutamente sì. Prima di tutto, mettiamo la sigla. Ciao e benvenuto sul canale, io sono sempre Marco, mi trovo sempre da Intercar con Silvia, Ciao a tutti. diventerà un volto noto del nostro canale. Allora, nella puntata precedente abbiamo parlato della protezione del nostro camper dall'inverno, tutti i sistemi anche per riscaldarsi dentro e fuori, però diciamo che se la giornata è clemente, come è successo l'anno scorso più di una volta, nulla vieta che possiamo concedere una cucina outdoor. E bazzicando per il magazzino di Silvia, ho visto un po' di prodottini che volevo portare sul canale. Come ben sai, noi siamo amanti un po' di cucina outdoor, barbecue e quant'altro. Allora gli ho detto: Silvia, facciamo un bel contenuto iniziale è come buttare la carne sulla griglia, esce quell'odore e dice: Esatto, magari mi viene voglia. che ti stuzzica. Qua abbiamo tre tipologie di prodotti completamente diversi. Sì. Abbiamo un gas, un elettrico e un gas cartuccia. Qual è il best seller? Allora, in realtà in questo momento il best seller è la piastra induzione, proprio qua la piastra induzione grill è il prodotto che stiamo vendendo di più in assoluto, non solo tra questi tre, è proprio una delle cose che È un va di più. must have, come si dice. Assolutamente sì, più che altro perché la particolarità di queste piastre induzione della Brunner rispetto a quelle tradizionali portatili che si trovano in commercio è quello di poter essere regolato come consumo da un minimo di 300 watt a un massimo di 2000, quindi potete fare quello che volete. Quindi, infatti ogni tanto mi capita sui gruppi Facebook, ho trovato la piastra induzione al supermercato Sì, XY, non esatto. costa niente. Sì, vero, Poi però teniamo però. presente dove andiamo a utilizzarlo, perché io resto dell'idea che se fanno dei prodotti per il mondo del camper e quant'altro ci sarà un motivo, cioè non è che si alzano la mattina. Poi diciamo la verità, i prodotti Brunner Sì, sono si belli, descrivono ecco, da si soli, descrivono non da hanno soli. bisogno di La grosse cose. particolarità di questa piastra, oltre al fatto della potenza, è poter aggiungere. Esatto. La piastra barbecue, la piastra grill. Quindi qua possiamo andare a fare un po' di cottura diretta, un pochettino di cosine sfiziose, magari non so, quando il periodo due peperoni saltati, due Ma cipolle certo. caramellate. Con questa la possiamo fare. Oltretutto, come tutti i prodotti Brunner di questa tipologia, sono molto facili da Sì. pulire perché la smaltatura è fatta molto bene. Quindi abbiamo Confermato. piastra induzione utilizzabile in campeggio, Sì. Esatto. utilizzabile volendo in libera sempre se hai un impianto litio di un certo livello, E puoi comunque tenerla al minimo, e puoi anche poi tenerla a 500 watt, non devi spararla a 2000. no, chiaramente bisogna anche vedere poi il tipo di pentola che si va a mettere e Certo. quant'altro, perché c'è anche quello, non è che non tutte le pentole sono uguali, specifichiamo, poi faremo magari anche un discorso sulle pentole. Poi qua abbiamo un prodotto nuovissimo, questo ti è Nuovissimo. arrivato da... 3-4 giorni, se c'eri tu qui in negozio il giorno che li stavo sono io che gli spacchettando, rompo quindi le scatole. Questo è una classica, un classico fornellino Sì, ha un d'outdoor fuoco. a cartucce. Sì, E quindi esatto. vai a inserire la cartuccia. Cartuccia e doppia alimentazione Sì, perché è comunque. della famiglia della Sì. stufetta, e lasciamo sopra il video dove abbiamo parlato già di un prodotto simile che ha la doppia alimentazione, quindi cartuccia, e puoi attaccarti direttamente alla tua bombola del gas, al tuo attacco rapido e quant'altro. La particolarità di questo prodotto è, come molti che escono con questi qua portatili, hai la sua La valigetta. valigetta. Poi puoi prendere degli accessori a Sì. corredo e stiamo parlando di trasformarlo in un piccolo barbecue, anche lui con questo accessorietto. Qua si mette l'acqua, qua cucini, e per tirare via la griglia per non bruciarti, puoi sollevarla e in più alla fine ti stappi anche Una la bella birra. birretta. Che non è... Guarda che questa è una trovata, Sì, ragazzi. Io sono sempre dell'idea, sì, sì, sì. bisogna apprezzare. La forza di questo prodotto, so che è il prezzo. Assolutamente sì, è un prodotto super 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 conveniente che potete trovare sul nostro sito e anche qui in negozio, sia per quanto riguarda il fornellino che per quanto riguarda l'accessorio barbecue. Quindi,
questi ne hai disponibili, sì. Di questi so che mi hai detto che sì, ne hai ordinati. Sì, ne ho ordinate un bel po'. Perché... Salutiamo il signor Brunner. Esatto, super mitico. Poi passiamo invece a quello che riguarda gas puro. Quindi esatto, bombola. Bombola del gas, questo cilindro, questa cosa molto, molto bella secondo me, molto di design. Anche secondo me. È uno di quei barbecue che ti permette sia di fare barbecue ma anche utilizzarlo come fornello. Sì. Per cucinare. La particolarità sta nel fatto che hai la griglia classica in acciaio, questa è una bella griglia comunque, ce l'ho su un altro barbecue e queste qua sono molto belle. Il tappo che fa da tagliere, è un bel, tra l'altro un bel, veramente bello, e poi abbiamo al suo interno griglia reversibile con plancia e classica griglia smaltata, e insomma anche qui siamo veramente a tatto si sente che il prodotto è bello, cioè lo senti subito. Poi vari accessorietti, il parafiamma, questo qui serve, e poi qua all'interno c'è la parte relativa al dove vai a mettere un pochettino d'acqua per il recupero dei grassi, perché la particolarità è questa, che ha un forellino dove cadono i grassi e vanno a finire dentro a un cestellino per recuperare insomma i grassi e quant'altro. Poi davanti hai la classica manopola per regolare l'intensità della fiamma, esatto. E poi hai qui l'aggancio per la tua bombola. La cosa bella che mi ha colpito è il fatto che facendo questa semplicissima operazione, senza pinzarsi le dita, perché facendo questa operazione qui, tu il barbecue ce l'hai pronto da portare via, da mettere in gabone. Occupa pochissimo spazio e questa è una cosa che in camper è molto utile. E caspita, il peso e l'ingombro sono sempre due aspetti da prendere in considerazione. Infatti questo mi ha incuriosito per quello. Poi, e oltretutto è un barbecue da tavolo, sì. Per cui te lo metti proprio lì di fianco, puoi cucinare. Sì, oppure fai magari se prendi un mobiletto cucina, certo, sì. Queste cose qua, è molto molto utile. Quindi qua abbiamo fatto una rapida carrellata, so che nei altri di barbecue disponibili. Sì, abbiamo il Super Brunner. Il Super Brunner che hai già visto sul nostro canale. Però qua abbiamo fatto una carrellata un po' veloce di quello che è tre tipologie di sistemi per cucinare outdoor o anche in veranda, insomma, quello che preferisci. Hai cose da aggiungere? Ti manca solo di assaggiare qualcosa da mangiare, esatto, sul barbecue, infatti, perché a questo punto viene voglia di... A questo punto dovremmo fare poi una volta una barbecue edition, davvero, proprio utilizzando un barbecue. Però aspettiamo la primavera. Forse che, sì. Che dici? Bene, se ti hai trovato qualcosa che ti interessa o comunque vuoi chiedere informazioni, puoi contattare Silvia sul sito di Intercar, trovi in descrizione tutti i riferimenti. Ti ricordo che iscriviti al nostro canale, questo è standard, ma la cosa importante è c'è la nostra community Telegram e WhatsApp, dove puoi trovare anche eventualmente, se ci sono delle offerte e quant'altro, sugli accessori per il mondo del camper, del caravan o del van. Ci siamo detti tutti? Sì. Vi aspettiamo al prossimo video. Ciao. Ciao.